Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono sempre Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi veramente sono felice di essere qui e ho un hype incredibile per questo video, ce l'ho io, pensate voi. Volevo fare questo video da minimo un mese, da quando avevo preparato la classifica, immaginate io adesso quanto sono contento di fare questo video finalmente e finalmente posso portarvi questa classifica dei top album del 2020, del 2021, scusate. Bando alle ciance, signori, la classifica è lunga, partiamo subito senza se senza ma. Partiamo con i flop. Ne ho trovati solamente due perché i Rhapsody of Fire non li ho ascoltati. L'album appunto nuovo di Rhapsody of Fire, ma quello poteva anche non essere un flop, giustamente. Allora, primo flop di quest'anno, i Powerwolf con Call of the Wild. Siamo praticamente costretti a sentire la solita solfa che ci ripropongono ogni anno, cioè, mi spiego meglio. Non c'è niente di nuovo, tra molte virgolette, in quest'album. E qui potete tranquillamente dirmi, ma è la stessa cosa anche per gli altri album? Non proprio. Gli altri album sono più godibili, più ascoltabili. Prendiamo per esempio, ed analizziamo un Sacrament of Sin oppure un Blessed and Possessed. Sono due album che si fanno ascoltare bene nonostante siano molto simili. Io qui non sto dicendo di cambiare stile, sarei un pazzo. Sto solo dicendo di perdere un po' più di tempo per fare un album, visto che ne tiriamo fuori uno all'anno. Il secondo flop di quest'anno, forse mi ricrederò in futuro visto che l'ho ascoltato solo una volta, è Vacuum Solution di Mesarteam. Allora, io non so cosa sia passato nella testa di Punto, si chiama così e non so nemmeno in realtà com'è il nome vero. Infatti su Metallum è così. Parere mio, non puoi fare un album del genere. Ok, a suo favore devo dire che l'ho ascoltato solamente una volta. Quindi in futuro potrei cambiare idea. Invito anche voi ad ascoltarlo più di una volta, ma se alla terza, quarta o quinta volta che lo ascolto rimango dello stesso parere, mi dispiace, ma è un flop. Io ricordo che va bene che fai space black metal, tutto quello che vuoi, però modera l'uso dei sintetizzatori. Io sono un fan sfegatato di The Density Parameter. E mi sento di consigliare a tutti questo album, ma questo EP è abbastanza una ciofeca e non me ne vogliate, eh. Allora, honorable mention per quest'anno, per un soffio non sono entrati nella classifica Solar Paroxysm di Mare Cognitum, Frozen Bloom di Olava, Bioloom parte 2 The Golden Orb di Midnight Odyssey, When the Darkness Comes di Slytherin e February di Beleriand. Mi piange il cuore poi non aver nominato gli Epica con Omega. Purtroppo non l'ho ancora ascoltato. Partiamo quindi con la classifica. Al numero 12, faccio i soliti due numeri di introduzione, se così vogliamo dire, troviamo Hypercube Necro Dimension di Wizardron. Per chi mi segue da un po', sa quanto hype c'era per quest'album. Ho addirittura fatto un video dove traduco tutte le informazioni che avevamo al tempo per cercare di capire che genere avrebbero fatto. Il supergruppo, formato da tante persone belle, ha tirato fuori un bel symphonic death metal niente male. Symphonic melodic death metal, una cosa un po' contorta realmente. E grazie all'esperienza di tutti quanti è uscito fuori anche un bel lavoro, devo dire. La mente di Christopher si fa sentire, le tastiere abbondano infatti. Jake Jones alla voce è un portento, devo dire. Anche che tra l'altro già l'hanno cacciato via, sono andato a vedere. Se posso farvi un paragone, è come ascoltare la versione malvagia dei Gloryhammer. È come se nar a narrarvi la storia, la saga appunto, fosse Zargotrax. Tra l'altro le tematiche sono veramente incredibili. E quando feci vedere delle equazioni a mio fratello, che tra l'altro è laureato in fisica nucleare, lui non ci capì praticamente niente e mi disse che era matematica spintissima. Quindi immaginatevi che cosa hanno tirato fuori.
Al numero 11 non entra per pochissimo nella classifica In nomine sanguinis di The Other The Vampire. Raga, la pronuncia è proprio... Comunque, sono bastati pochi ascolti per questo album per capire che poteva tranquillamente entrare nella classifica dei migliori album di quest'anno. Nonostante sia uscito quasi verso la fine dell'anno, al 19 novembre, non è stato un problema metterlo in questa classifica. Già dal primo ascolto quest'album è piacevole e presenta molte canzoni belle. È difficile sceglierne solo una, ma se dovessi proprio forzatamente sceglierla, direi che In nomine sanguinis, ovvero la title track dell'album, è la mia preferita. Ha un ritornello incredibile, ci trasporta nel pieno periodo in cui il gothic metal dominava la scena metal. Questo è un album che merita assolutamente di essere ascoltato e vi dirò di più. È probabile anche che ci entrate in fissa se vi piace il genere. Dispiace solamente non averlo posto più in alto nella classifica, ma sicuramente è stato un po' penalizzato per la tarda uscita. Allora, al numero 10 troviamo Fires degli Elderwind. Il ritorno appunto degli Elderwind. E devo dire che con l'uscita dei singoli non ero molto convinto che quest'album mi piacesse. Veniamo poi da Altai, che per me non è stato un flop, ma neanche aveva mantenuto le aspettative di The Magic of Nature. Quello era un capolavoro, era veramente un capolavoro ed era praticamente impossibile fare di meglio. Tuttora però Fires non ha fatto di meglio di The Magic of Nature, parliamoci chiaro, ma comunque sia, secondo me, si risolleva dall'album precedente. È un album godibile che ti trasporta in un'altra dimensione, tranquillamente, e il tema principale, come dice il nome dell'album, è il fuoco, l'incendio. È un po' difficile da spiegare in poche parole, sono sincero, eh. La metafora che ci si propone, Percy, è veramente, ma veramente complessa. Si sente comunque un forte attaccamento alla terra e alla natura, come è giusto che sia appunto nell'atmospheric black e come è giusto che sia da un gruppo come loro. Complimentoni, veramente. Allora, il numero 9 ce l'ho anche fisico e ve lo faccio vedere in versione fisica. Al numero 9 troviamo niente po' di meno che questo bell'album. Italian Folk Metal, signori, Italian Folk Metal The Nano War of Steel. Qui io veramente non mi ci sprego nemmeno, ho fatto la recensione di questo album e quest'anno ho avuto anche la fortuna di vederli due volte. Non è solo geniale questo album, ma è anche scorrevole da ascoltare. A parte Scugnizio of the Land of Fire che lasciamo perdere. Sapete, non c'è stato un album The Nano War of Steel con cui sono andato in fissa. Ascoltavo praticamente canzoni in loop, ma mai album interi. Questa volta ci sono riusciti, quindi è giusto che siano qui. Tematicamente poi è divino, è veramente assurdo. Si riesce a prendere per il culo l'intero paese, tranquillamente. Anche qui penso sia abbastanza difficile trovare una canzone preferita. Quando sono al lavoro potete tranquillamente sentirmi cantare La Marcia su Piazza Grande oppure Gabbonzo Robo, ma penso comunque di rimanere fedele all'assedio di Porto Cervo. Comunque ottimo lavoro, signori, veramente ottimo, ottimo lavoro. Numero 8 troviamo Rotten Garden di Grima. Quest'album è praticamente la base dell'atmospheric black. Bisognerebbe quasi studiarlo per fare Atmospheric Black, da parte scherzi, che comunque è vero, eh. È un ottimo album dove traspare tutto l'amore per la natura e una cosa che veramente a me fa impazzire sono i versi del gufo che sono sulla prima canzone. È un album un po' più aggressivo forse nella media, nell'Atmospheric Black, ma di base c'è sempre una tastiera dominante e una voce pazzesca. È un album che scorre liscio come l'olio, con cui ci si va in fissa praticamente dopo due ascolti. Il primo diciamo che è di rodaggio, se così vogliamo dire. E se vi piace l'atmospheric black, mi sento in vena di consigliarvelo. È un grandissimo album. E anche Will of the Primordial, se vi piace, che è quello primo. Numero 7. Qui signori, qui arriva veramente un cazzarola di capolavoro. Where Fear and Weapon Met, dei 1914, non poteva non entrare in classifica. Qui veramente niente da dire. I 1914 con
questo album hanno fatto veramente un salto di qualità enorme. Album veramente a dir poco pazzesco. Finalmente implementate le orchestrazioni che danno uno slancio enorme, enorme, già all'incredibile gruppo. Se ancora non lo conoscete, andate a vedere la reaction che ho fatto su Pillars of Fire, The Battle of Messines. Ma poi, veramente, vogliamo parlare di quel Welcome to Sarajevo, ruvido come la carta vetrata 50, scrimmato in maniera incredibile da Dmytro Kuman. Raga, veramente, un album crudo reso epico dalle orchestrazioni, ma comunque che ti fa capire che la guerra non è una faccenda da sottovalutare. Sicuramente dedicherò un video a parte per analizzare questo album, visto che ci sono molti, molti argomenti interessanti di cui parlare. Al numero 6 troviamo, era impossibile anche questo non metterlo in classifica, Maere di Harakiri for the Sky. Poco per pochissimo non sfiora la top 5, il capolavoro post black metal dell'anno. Vi dico la verità, io li ho conosciuti proprio con questo album e sono contento di averli fatti già entrare in classifica dei migliori album dell'anno. Non so se ve l'ho raccontato come li ho conosciuti, comunque l'album era praticamente sulla bocca di tutti e lo ascoltai anch'io praticamente e recuperai tutta la discografia. È un album veramente, veramente, ma veramente incredibile. Si ascolta praticamente da solo e non c'è una canzone fuori posto. Musicalmente è perfetto, si dà il giusto equilibrio a tutti gli strumenti e tematicamente è una botta di vita in tutti i sensi, nel vero senso della parola. Era impossibile non farlo entrare in classifica, ripeto, e mi piange veramente il cuore non poterlo portare più su, ma presto vedrete il perché. Allora, al numero 5, signori, troviamo un altro album che ho fisico e ve lo faccio vedere. Signori, anche questo era, che ve lo devo dire a fa, pure autografato. Fate scherzi. Come fai a non metterlo in classifica, 13 Hour of Nero? Qui cominciamo veramente con le prime bombe a mano, ma le prime bombe a mano vere. La top 5 ci regala veramente un album assurdo, un concentrato di pesantezza targato ex Deo, ma come è giusto che sia. A primo ascolto, come vi ho detto nel video sulla situazione dei Glory Hammer, non è stato un buon ascolto, diciamo. Ho detto che questo album non reggeva al confronto con The Immortal Wars, l'album precedente. In realtà, come al solito, io mi dimentico che gli ex Deo vanno ascoltati e riascoltati. È uno di quei gruppi che bisogna ascoltarlo più e più volte. Dopo svariati ascolti, infatti, posso dire che i due album se la battono. Musicalmente parlando, io però mi aspettavo poco poco di più. Poco poco. Non. Poco, poco. Ma comunque rimane un album più che valido. Rimanete sintonizzati, sicuramente arriverà un video su cui. Un video dedicato a questo album, perché tematicamente è un colosso, signori. Cioè, ci parla praticamente di vita, morte e miracoli di Nerone. E poi, se andiamo a vedere la canzone Boudicca Queen of Iceni, interpretata da Britney Slayers dei Unleash the Archer. Basta, concludo qui, ne parleremo presto tanto. Numero 4, anche questo ce l'ho fisico, ve lo faccio vedere. E come faceva a non entrare in classifica questo lavoro? Come faceva a non entrare in classifica My Shemule dei Cannone Fiber? Ora ditemelo. Pensate veramente che non l'avrei messo nella classifica? Allora, parliamoci chiaro. Su quanti album puoi prendere una canzone a caso e dire questa canzone è stupenda? Da questo album traspare tanta passione e voglia di raccontare. Come nel caso del 1914, è un album abbastanza crudo, ma in questo caso senza l'epicità delle orchestrazioni. Lo colloco comunque sopra, perché ho avuto più tempo per ascoltarlo, per ciò che ho detto comunque. E più, mettiamoci anche che nelle canzoni viene dato lo spazio appunto alle parole del Kaiser Guglielmo II,
e rumori di artiglieria e di aerei da bombardamento, signori, è l'apoteosi della guerra nel black metal. Poi, se non fosse un buon album, non avrei mai preso il vinile. Diciamocelo chiaramente. Allora, numero 3. Mi piange il cuore non averlo fisico, però già ne ho parlato con chi di dovere, se così vogliamo dire. Terzo posto, Rullo di tamburi. Praticamente vince la parte bassa della classifica. Mannaggia, vince la parte bassa della classifica, ovvero la classifica dei comuni mortali, Il culto del fuoco dei Durwin. Allora, l'ho messo nella terza posizione, non perché sono miei amici, non perché li conosco bene, ma perché lo meritano. E se lo ascoltate ve ne renderete conto. Con il terzo posto, come ho detto, chiudiamo la classifica dei comuni mortali. E con questo voglio solamente dire che praticamente il primo e il secondo posto sono un gradino sopra e sono praticamente inarrivabili. Fanno proprio classifica a sé, quindi questo è il primo posto della classifica bassa. E poi abbiamo la classifica alta che secondo me fanno proprio classifica a sé. Parlando di cose serie, io amo tutto di questo album e anche se a primo ascolto è stato un po' refrattario, in confronto a Sick Transit Gloria Mundi è uno step sopra, anche due, ma tranquillamente. Il mixing è più lavorato, si dà più spazio ad altri strumenti. E poi parlando con Ivan Cenerini verso settembre, che è il bassista, mi disse infatti che le chitarre erano più lavorate e devo dire che si sente parecchio infatti in confronto a Sick Transit Gloria Mundi. E ora vi comincerò ad elencare le cose che mi piacciono di questo album. La voce di Thierry è favolosa, ma io l'ho sempre detto da Sick Transit Gloria Mundi, cioè parliamone. Le orchestrazioni di Riccardo Studer. Riccardo, se mi stai ascoltando, sappi che per me sei il miglior tastierista italiano, tranquillamente. Il concept poi, vabbè, è magistrale. Si sente proprio che quanto ci hanno studiato sopra. Io poi lo so, più o meno. E poi niente, viene dato il giusto spazio ad altri strumenti, come dicevo prima. Infatti il flauto si incastra perfettamente nelle sonorità proposte. Qui mi sbilancio, veramente, però posso farlo e ripeto, non lo faccio perché sono i miei amici, non lo faccio perché voglio fare, lo faccio perché me lo sento, lo sto per dire. Quindi, signori Durwin, Ivan Cenerini, Ivan Coppola, Alessandro Mancini e compagnia bella, se mi state ascoltando, sappiate che attualmente non c'è nessun gruppo, e dico non c'è nessun gruppo che può superarvi, che parla di antica Roma. Non avete rivali, non avete per niente rivali attualmente. Se invece, vabbè, ovviamente prendiamo i gruppi che non ci sono più, vi superano solo i Draugr. Ma era inutile dirvelo. Comunque, se dovessi scegliere la mia canzone preferita dell'album, se la battono Le Forche Caudine e Triumpe. Poi in realtà vi direi tutte le canzoni, perché se prendiamo un Vae Victis o un Leucesie, per esempio, non è che fanno schifo, cioè non c'hanno niente da invidia, ve lo dico proprio tranquillamente. Spoiler: il video sui Durwin è più vicino di quanto pensiate. È molto, ma molto più vicino di quanto pensiate. Numero 2, signori. Al numero 2... qui, regà, è stato veramente difficile. È stato veramente difficile. C'è stato un momento in cui avrei voluto metterlo come numero 1, quest'album, ma poi ve lo dirò perché. Devoured by the Hawk di Gambard. Al numero 2. Calcolate che appunto primo e secondo posto se la sono giocata all'ultimo. Con immenso dispiacere, Devoured by the Hawk si piazza al secondo posto. La sfortuna è stata solamente uscire in quest'anno e poi vedrete il perché. In realtà, se non avessi dato la seconda chance al vincitore, questo sarebbe il miglior album. Ma poi ne parliamo, Quindi nulla da togliere al secondo posto, che comunque rimane altissimo,
e rimane comunque un grande album questo, uscito praticamente alla fine di quest'anno. È praticamente stato amore a primo ascolto. Tra l'altro l'ho ascoltato in live su Twitch e potete recuperare la live se c'è ancora, non mi ricordo. Un album che praticamente si ascolta da solo, che piace subito e dal primo ascolto piace, ma piace anche ai profani del black metal. Ed è questo che è incredibile. Con questo album il salto di qualità è enorme. I Gambard passano praticamente quasi dall'anonimato ad essere tra il top di gamma del genere. Secondo posto è veramente un traguardo incredibile. Se avessi dovuto fare la classifica qualche anno fa, cioè se mi fossi detto a me dell'anno scorso, sai che i Gambard entreranno nella classifica, anzi metti al secondo posto, io mi sarei detto ma che stai a di? Perché veramente gli album precedenti non erano così clamorosi. E niente raga, Devoured by the Hawk è assurdo, veramente assurdo. Allora, preparatevi per il primo posto, perché qui è quasi scontato. Se qualcuno mi conosce bene sa che quest'anno c'è stato un grande ritorno. Dopo dieci anni, io ne ho aspettati due, tre, non mi ricordo, ma dopo 10 anni dal suo ultimo lavoro torna Aquilus con Bellum One. Ebbene sì, io sarò di parte perché è il mio gruppo preferito. Ma proprio per questo sono stato molto più duro. Sono stato veramente, veramente. Aspettate, giustamente. Eccolo qui, un altro vinile. Anche questo è fisico, signori, eh. Copia fisica anche per lui. Dicevo, ok, è il mio gruppo preferito, ma il giudizio è stato molto pesante da parte mia. E devo dire che se è al primo posto c'è un motivo. Ovviamente, raga, era praticamente impossibile che non arrivasse al primo posto, anche se ha rischiato di classificarsi al secondo posto. A primo ascolto, come al solito, tra l'altro l'ho fatto pure questo live su Twitch, non ero molto convinto, non ero proprio convintissimo, ma ero indeciso tra i primi due, come vi dicevo, e il problema è sempre quello: Aquilus non va mai ascoltato una volta sola. Però dopo la prima volta che tu l'ascolti è come una calamita. Praticamente a primo impatto tu non riesci ad ascoltarlo, no? E poi quando tu apri Spotify, prendi il telefono, apri Spotify, è lì che te fissa, no? Che ti fissa e dici ascoltami. E tu vai lì e lo riapri. Ma proprio, raga, ve lo giuro che è andata così di nuovo. È stata la stessa cosa di quando io ho ascoltato Griseus. E poi la cosa bella è che più tu lo ascolti, più lo apprezzi. È incredibile, raga. Abbiamo aspettato 10 anni, in realtà io 2 e mezzo, per vedere questo secondo lavoro di Waldorf. E mi sto chiedendo, io ancora mi continuo a chiedere come una persona sola faccia a creare tutto questo. Come faccia a uscire dalla testa di una sola persona. È un atmospheric black incredibile, un pianista eccezionale, regà, di poco, veramente, che ti porta veramente in un altro mondo. Io penso che le parole non bastino per descrivere un album del genere, va ascoltato e ascoltato e ascoltato. Tra l'altro una special mention va proprio a Moonies Abelin, e questo ti dimostra che per fare musica di questo tipo bisogna veramente avere le palle quadrate, ma quadrate veramente. Bisogna avere 2 palle come quelle di Waldorf. Per quanto riguarda l'album, se avete ascoltato Griseus, è il degno erede. Raga, io non ci credevo, ve lo giuro che non ci credevo. Io quando ho visto che è stato annunciato l'album, io ho paura, perché se non è a livello di Griseus mi sparo. In realtà è il degno erede, tranquillo proprio. Si sente che è lavorato meglio il mixing, in fase di mixing, e il suono è molto più pulito. E il sound dell'album è molto atmosferico, ci perdiamo in giri strumentali come al solito che durano veramente un'infinità.
Ma speri proprio che non finiscano mai. Speri veramente che non finiscano mai. Oltre a Moon is Abelin, una special mention va ad Eternal Arrest, che la canzone praticamente inizia con un dialogo che mi sembra quello di un film anni 50, in cui una voce maschile fa una domanda a un'altra persona che risponde appunto la voce femminile. Purtroppo io non riesco a capire cosa dice la voce maschile. Gli fa questa domanda e lei gli risponde, non lo so. Gli chiede appunto qualcosa riguardante la musica e gli dice, non lo so, è piena di emozioni, ma non sono felici. Regà, vi giuro che quest'album, che questo dialogo ci fa entrare nel mood di tutto l'album, di tutto l'album. È un mix di emozioni, ma non felici. C'è di mezzo malinconia, inquietudine, tristezza, sofferenza. La tensione nell'album è palpabile, ma posso dire con certezza che va bene così. Va bene così. Non sempre la gioia e la felicità creano capolavori. Posso dire con certezza che quando ascolterete questo album, ascoltando questo album, sarai felice di provare queste emozioni. Perché è proprio quello che vuole farti provare Waldorf, la gioia di essere, la gioia della malinconia. Questo, signori, non è un album per tutti. Mi dispiace dirlo, ma non è un album per tutti, come Griseus. Ma fidatevi. Ascoltatelo con calma e lasciatevi trasportare da uno dei compositori più bravi di sempre. Le parole veramente non basteranno mai per descrivere questo album. Ascoltatelo più e più volte e poi parliamone. Ah, e questa chicca ve la butto io. Leggete Lovecraft mentre ascoltate questo album, soprattutto Griseus. Signori, questa classifica infinita, a quanto pare, è finita qui. Spero di aver detto tutto. Io sono veramente contento di aver fatto questo video sulla classifica dei migliori album. Io voglio sapere in un commento qui sotto quanti ne conoscevate, se siete d'accordo e se ascolterete qualcosa, soprattutto. Signori, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle sue passioni e ci si becca in un prossimo contenuto. Ciao a tutti, ragazzi, e buon proseguimento.